Buongiorno, per Notizie Abruzzo siamo a Tollo in compagnia del sindaco Angelo Radica. Innanzitutto parliamo della mitica estate tollese, ormai con le tantissime iniziative. Che cosa aspettano i turisti che vogliono venire a Tollo? Allora, noi abbiamo quest'anno realizzato un calendario molto completo e variegato che già ha avuto inizio il 30 di giugno e terminerà il 21 agosto. Da oggi in poi diciamo che c'è il clou, ci sono le iniziative di maggiore importanza che sono venerdì prossimo 13 luglio ci sarà la festa del vino che noi chiamiamo i nuovi baccanali con la presenza di Induccio, è una festa proprio popolare dove si mangeranno prodotti e piatti tipici realizzati con prodotti a chilometro zero, il vino di Tollo e ci sarà appunto la buona musica di Induccio. Il tutto sarà allietato, anche completato da due concorsi, un concorso di cucina riservato ai principianti, alle massaie che si cucinano di vino e un altro concorso riservato agli agricoltori che producono vino, è il concorso sui vini caserecci. Poi subito dopo c'è l'iniziativa, la seconda iniziativa di maggiore interesse, il primo weekend di agosto con la rievocazione storica della battaglia tra turchi e cristiani. Iniziamo sabato con il corteo, poi sabato 4 con il corteo, la domenica 5 la rievocazione al mezzogiorno della battaglia tra turchi e cristiani, che è una battaglia molto anche pittoresca perché le armi sono acqua calda, spaghetti e cocomero. La sera ci sarà un gruppo di rotta su Cuba, un gruppo della nostra gioventù, ma sempre verdi, e poi la banda la sera della domenica. Completa questo trittico, diciamo, dedicato alla Madonna del Rosario l'11 agosto con la rievocazione della battaglia di notte. Ecco, come si può vedere anche da altre iniziative, è molto completo. Tutte queste iniziative si terranno nel centro urbano, nel centro storico di Tollo? Sì, si terranno nella piazza principale dove siamo ora, nell'Enomuseo, nel teatro all'aperto, diverse iniziative. Una cosa volevo sottolineare, che con un prezzo, perché è anche giusta la trasparenza nei confronti dei cittadini, con 20.000 euro di risorse comunali, con 3.000 euro circa di sponsorizzazione, noi facciamo un cartellone che abbraccia dal Teatro Ragazzi, due iniziative per i ragazzi, dal Teatro Dialettale, quattro iniziative alla musica, ci sono tre concerti di musica, una nel periodo dei Calici di Stelle e un'altra dedicata al jazz tango, iniziative legate alla cultura, le iniziative legate alla rievocazione, come abbiamo già detto, e anche qualcosa che riguarda lo sport, con un torneo di calcetto, il cinema di notte e altre iniziative. Quindi, come si può vedere, c'è un set di iniziative legate molto a tutti i gusti, alle famiglie, ai giovani, agli anziani e soprattutto ai turisti. Poi lei è anche un esponente del Partito Democratico, ci sarà pure la festa dell'Unità. Sì, ci sarà anche la festa dell'Unità a metà agosto, la domenica 19 e lunedì 20. Infine una domanda, una cortesia, ma non avete mai pensato di fare un gemellaggio con Istanbul, dal momento che tutti gli anni, oramai da decenni, avete rievocato questa parte storica tra cristiani? Sì, stiamo cercando di trovare un paese che sia allo stesso tempo turco ma anche dove si produce vino, quindi i nostri assessori stanno già cercando di trovare un comune. Bene, ringraziamo il sindaco Angelo Radica, buon lavoro e buona cosa. Grazie, arrivederci.